Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù. Tredicesima giornata del campionato di eccellenza a Ponzacco è derby tra Ponzacco e Cenaia. Le due squadre si erano già affrontate in Coppa Toscana, ebbe la meglio la squadra di mister Larzini per 5-2. Cenaia che non vince dalla gara interna contro il Larciano, Ponzacco che arriva da un pareggio in rimonta proprio con la Larcianese di mister Tognarelli domenica allo stadio di Liocei. È un Ponzacco che parte subito in attacco con Tamberi sulla destra, cerca il cross per Granito anticipato da Leonardi, Doveri recupera palla fuori area, serve ancora il numero 7 rosso-blu che si accentra, prova la conclusione debole, Serafini para a terra. Decimo minuto, Giacobelli, serve Brega, si gira, il bomber rosso-blu, tiro improvviso, Serafini un po' sorpreso ma devia in angolo. Sul corner riparte il Cenaia con Martelloni, contropiede della squadra di mister Fagiolini, Martelloni serve Galligani sulla sinistra, si accentra, salta Di Nelli, serve ancora Martelloni che di sinistro trafigge in diagonale Gianbruno, Cenaia in vantaggio al comunale al dodicesimo minuto, contropiede micidiale 1-0 per la squadra di mister Fagiolini. Risponde al sedicesimo minuto, ancora Tamberi, calcio di punizione dalla sinistra, deviato, Granito trattenuto leggermente per la maglia da Tognarelli, non riesce a concludere a rete. Vediamo il replay, la maglia che si allunga del numero 11 rosso-blu, l'arbitro, il signor dell'erario di Livorno, dice di proseguire. Prondi sulla sinistra, prova il cross, un po' beffardo per Serafini che attento devia in angolo. 24esimo minuto, palla in area di Tamberi per Brega, fischia l'arbitro, calcio di punizione per il Cenaia. Due minuti più tardi, Doveri, serve in profondità Tamberi, Tognarelli respinge, Granito che offre una palla in profondità per Brega, tu per tu con Serafini, bravo il numero 1 cenaiese a rimanere in piedi e a parare questo tiro insidioso di Brega. Ancora Brega che dal limite dell'area tenta la conclusione in porta, ma Serafini è ancora pronto. Si fa rivedere Cenaia dalle parti di Gianbruno, e ancora Galligani scatenato sulla sinistra, mette in mezzo per Martelloni che non ci arriva, raccoglie Fabbrini sulla sinistra ma sbaglia il cross, para Gianbruno. Granito si trova in area solo, prova a mettere la palla in mezzo per Brega, ma ancora Serafini che dice di no. Giacovelli sull'auto sinistra, cross in mezzo, Mascelloni tenta di rinviare, rischia un clamoroso autogol. Al 45esimo è Galluzzi che mette in area questo calcio di punizione, ma l'arbitro decreta alla fine dei primi 45 minuti regolamentari. Si va al secondo tempo. Tamberi sulla destra, cross in mezzo per Granito, di testa è il gol del pareggio, Ponzacco 1, Cenaia 1, dopo 3 minuti del secondo tempo Jonathan Granito ristabilisce la parità. Vedete quanta gente al comunale anche quest'oggi, tutti alla rete ad incitare la squadra di mister Lazzini. Cambia mister Fagiolini, esce il numero 2 Fabbrini ammonito, entra il numero 13 Zini. Ancora Ponzacco con Tamberi che viene steso a tre quarti campo ospite, ancora Brega che anche lui viene scalciato da Mascelloni, ma l'arbitro dice di proseguire. Di nuovo ripartenza micidiale del Cenaia, ancora il numero 10 Galligani dalla sinistra, punta di Gaddo, lo salta, salta anche Di Nelli e di punta trafigge Gianbruno,
Cenaia di nuovo in vantaggio al 53esimo, botta e risposta fra le due squadre, e Cenaia che in contropiede trafigge nuovamente il Ponzacco. Ma il Ponzacco non ci sta, tenta una reazione con Brega che viene calciato da Macelloni, ammonito il numero 4 cenaiese. Calcio d'angolo, Balleri in mezzo, Brega di testa, sponda, raccoglie Tamberi, un rigore in movimento, ma Serafini devia in calcio d'angolo. Bravissimo l'estremo difensore cenaiese in più occasioni. 24esimo del secondo tempo, Doveri va a terra, l'arbitro dice di proseguire, anche Brega raccoglie la palla, Leonardi scivolata, l'arbitro decreta la rimessa dal fondo. Cambia le carte mister Lazzini, esce Doveri, entra Beltramme, entrerà anche il numero 15 Agostini, esce Mattia Brondi. Cerca di dare una scosta a mister Lazzini, ma è all'80esimo che Brega su questa ripartenza Reo viene espulso, Reo di aver allargato molto il gomito. Macelloni a terra, le immagini non riescono a chiarire bene la dinamica per il palo della tribuna che ostacola le nostre immagini. Esce anche Martelloni, entra Balleri, tenta il tutto per tutto Lazzini, esce Dinelli, dentro Colombani. È proprio il numero 16 Ponzacchino appena entrato che raccoglie una bella palla a centrocampo, lancia Tamberi sulla destra. Federico Tamberi si accentra, lascia partire un altro missile centrale, sorprende Serafini e il pareggio del Ponzacco all'88esimo minuto. Il comunale è una bolgia. Ci credono alla remontata i giocatori di Ponzacchini e proprio al 90esimo un calcio di punizione per atterramento di Tamberi dal limite dell'area. Se ne occuperà della battuta Jonathan Granito, parte il numero 11 Ponzacchino, palla sulla barriera, un braccio alzato, calcio di rigore, inflessibile il signor dell'area di Livorno. È calcio di rigore al 92esimo minuto. Jonathan Granito, palla da una parte, portiere dall'altra, Ponzacco 3, Cenaia 2, la festa dei giocatori rosso-blu sotto i tifosi. Vedete la felicità dei tifosi Ponzacchini. Fermo alle stelle in 2 minuti in 10, una partita ormai compromessa, raddrizzata, 3 punti importantissimi che permettono di mantenere il primato in classifica. Fischio finale dell'arbitro livornese, tutti a festeggiare sotto i tifosi e tutti a Castelnuovo per una partita importantissima.